l'avevamo, abbiamo fatto secondo me una gran partita. L'unica cosa che ci è mancata è che Brescia non facesse una gran partita. Credo che oggi Brescia abbia dimostrato di avere qualcosina in più in questa serie, quindi accettiamo il risultato con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. Un grande elogio ai ragazzi, un grande elogio all'allenatore e al suo staff, perché sia oggi in tutto il campionato credo abbiano dimostrato grande spessore innanzitutto umano, di grandi motivazioni e di grande capacità di creare un rapporto con la città. Per i ragazzi sicuramente a caldo, la sconfitta nella serie brucia di più, sono meno capaci di vedere la stagione nel suo complesso. Tu invece probabilmente hai l'occhio esterno e puoi dirci qualcosa in più sulla stagione, cioè su come l'hai vista, su come la squadra ha reagito a quello che ti aspettavi. Allora, oggi anch'io, do un'interpretazione alla partita, do un'interpretazione alla stagione, però onestamente quando tu arrivi ai playoff, fai una semifinale playoff, cerchi di vincere, quindi in questo momento comunque c'è il rammarico di non esserci riusciti. Poi c'è la consapevolezza di aver giocato contro una squadra molto forte, che in queste quattro partite ha fatto quattro grandi partite, e noi siamo stati bravi in tutte queste quattro partite a tenere un livello più alto di quello che siamo riusciti anche a tenere nel resto della stagione, perché secondo me in questa serie abbiamo giocato anche meglio di quello che abbiamo fatto con Barcellona. Detto questo, è evidente che noi eravamo partiti da matricola, eravamo partiti con 600 spettatori a partita, siamo arrivati ad averne 3.000, ma soprattutto più che 3.000 tifosi, nel senso che le persone che sono venute a vedere le partite non assistevano alle partite ma partecipavano. Vuol dire che la squadra ha trasmesso dei valori, ha trasmesso belle sensazioni. Passo dalla parte più manageriale, che è probabilmente quella che ti interessava, come primo anno, domani mattina, ma forse tra due mattine, quando mi risveglierò, comunque c'è la soddisfazione di aver fatto un bel lavoro, di aver fatto un passo in più, ed è da quel passo che poi dopo la società dovrà ripartire. Un saluto a questi tifosi nuovi che sono arrivati, che probabilmente saranno rimasti delusi da questa sconfitta, per non perdere, Ma io non credo che sia, secondo me in questo momento penso che la sensazione di tutti, c'è la delusione, ma c'è da parte di chi c'era la soddisfazione di aver fatto una grande stagione, e di tutte le persone che si sono avvicinate al basket secondo me c'è la sorpresa di quello che hanno visto, si è respirata passione secondo me oggi, quindi onestamente al di là di ringraziarli, non è che bisogna non perderli, secondo me bisogna continuare a fare quello che abbiamo fatto, puntare su allenatori e giocatori che vengano qua a giocare per la maglia, per creare un rapporto con la città, che non vengano solo per vincere, ma che vengano per vincere attraverso un certo comportamento che è quello che hanno avuto durante la stagione. E anche credo la fine, il saluto che tutti i tifosi hanno dato ai giocatori e ai giocatori che hanno ricambiato il saluto, testimonia questo rapporto che si è creato.